Sorrido un po' perché ha toccato due punti importanti la consigliera Celotti, che riguarda i fondi che la regione mette a disposizione del comune di Udine. E siccome in consiglio regionale molto spesso siamo tacciati dal fatto che le risorse le destiniamo solo ai comuni di centrodestra, non è vero perché appunto De Toni ha fatto due richieste importanti al presidente Fedriga, una è il Pala Carnera e l'altra è Borgo Stazione. E in anche momenti molto ravvicinati. La proposta del C'è il tavolo presidente tecnico. Fedriga mi pare sia, sì, ma un project financing, quindi non è che la regione, no, almeno ad ora, abbia deciso di dare il finanziamento che serve al comune di Udine per avviare questa progettualità, ma dice al sindaco, prova a mettere in piedi un project financing chiedendo la partecipazione finanziaria dei privati, che è una cosa diversa. Allora, tornando alla battuta in aula del presidente Fedriga che dice no, le richieste mi sono state fatte con un SMS, che ovviamente era un'anticipazione di una lettera ufficiale che era stata spedita e quindi diciamo che è stata un'uscita poco trasparente perlomeno, ma entrambe le richieste sono arrivate via SMS. Allora non si capisce come mai una sia passata e l'altra no, ed è passata, guarda caso, proprio quella che interessava in modo particolare ad una parte del centrodestra. Se c'è già un progetto che lo prevede, è molto più facile intervenire. Borgo Stazione, se la regione ha un obiettivo che è quello di investire molte risorse, è chiaro che ha bisogno di avere più tempo per la valutazione. E tra l'altro abbiamo fatto un accesso agli atti e adesso dovremmo essere praticamente arrivati ad avere tutte le informazioni che avevamo richiesto per capire finalmente, appunto, dati oggettivi alla mano, in questi ultimi 6 anni quali sono stati i finanziamenti che la Regione ha stanziato a favore delle quattro città ex capoluogo di provincia sulle stesse linee di finanziamento.